3, 2, 1. Giornata nazionale contro il bullismo, Tortoreto l'ha appena celebrata con il mondo della scuola attraverso un gesto simbolico, l'inaugurazione della panchina gialla. Sì, abbiamo voluto sensibilizzare questa cosa di questa giornata mondiale perché per noi è molto importante, sia come amministrazione sia come scuola, anche perché abbiamo avuto dalla preside, tutti i docenti, molta disponibilità per questa cosa, molto entusiasti. E cerchiamo insomma di questo fenomeno di ridurlo al massimo, anche se non si può togliere del tutto. Ecco, momento che si svilupperà anche in due giornate, non solo nella giornata di oggi, perché il messaggio va indirizzato anche al mondo dei genitori della scuola. Sicuramente domani ci sarà un convegno contro il cyberbullismo molto importante, ecco, come diceva, rivolto ai genitori, perché secondo me la famiglia è molto importante da questo punto di vista, insieme ai docenti che se ne occupano tutti i giorni, diciamo. L'attenzione del mondo della scuola ad un problema che riguarda soprattutto i ragazzi, ma non solo, e cioè il problema del bullismo. Oggi è una giornata molto importante per l'Istituto Comprensivo di Tortoreto perché siamo qui ad inaugurare la panchina gialla che è simbolo della lotta ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che sono davvero molto dilaganti nella società. La panchina è davvero un simbolo, verrà posizionata di fronte all'Istituto Comprensivo affinché tutti i ragazzi ogni giorno possano vederla e sedendosi su questa panchina riflettere come ha pure detto prima di fronte a loro, su cosa si dice, sulle azioni, sui comportamenti, ma soprattutto su cosa si va a scrivere sui social, a volte senza neanche riflettere. E quindi abbiamo oggi esortato i nostri ragazzi a riflettere sul fatto che le parole fanno davvero male. Molto importante è anche la scritta, un pensiero di Martin Luther King. Non mi preoccupa la cattiveria dei malvagi, ma l'indifferenza dei buoni.